pochino l'analisi di quelli che abbiamo chiamato cicli combinati o impianti a ciclo combinato, gas, vapore, si chiamano proprio così. E sono quegli impianti che derivano proprio dal mettere in serie impianto motore con turbina a gas, che chiameremo impianto sovrapposto o topping cycle, con un impianto motore con turbina a vapore, che chiameremo impianto sottoposto o bottling cycle. In questo modo, se vogliamo fare cosa abbiamo rappresentato. In pratica l'idea, come abbiamo detto l'altro giorno, è quella di utilizzare all'ambiente, utilizzare, sfruttare il calore ceduto dai gas allo scarico a uscita dall'impianto con turbina a gas come fonte di energia termica per l'impianto sottoposto a vapore. Okay? E quindi in pratica questo anello di congiunzione fra i due impianti è appunto un grosso scambiatore di calore, sostanzialmente prende il nome di generatore di vapore a recupero. Il termine sta proprio a indicare che il vapore viene prodotto recuperando il calore scaricato dall'impianto con motore con turbina a gas, anziché produrlo a spese dell'energia potenziale chimica del combustibile, come sappiamo, come avviene negli impianti
dove non c'è questa combinazione, cioè l'impianto motore con turbina a vapore a sé stante. L'idea è quella di realizzare un ipotetico unico ciclo di questo tipo, dove in pratica dal punto di vista termodinamico, e ricordo l'abbiamo detto l'altra volta, questo diagramma qui lo disegno e fra un attimo lo cancello perché non è rigorosamente valido, insomma, non possiamo rappresentare sullo stesso piano TS, il problema è l'entropia qui specifica per unità di massa di fluido, i fluidi sono nettamente diversi, con caratteristiche nettamente diverse. Diciamo, se andassimo a mettere dei numeri non ci troveremmo con questa presentazione grafica, non è rigoroso. Mi serve un attimo come a scopo didattico per farvi capire, diciamo, qual è l'idea. Come dicevamo la lezione scorsa, l'idea è che appunto queste temperature di uscita dalla turbina a gas sono confrontabili con quelle di ingresso, confrontabili, non necessariamente uguali, ma confrontabili con quelle di ingresso della turbina a vapore, e quindi si diceva da un punto di vista strettamente termodinamico questa combinazione dei due impianti cosa fa? Elimina i lati deboli dei due cicli presi a sé stanti, ovvero, sempre ragionando secondo l'insegnamento di Carnot, il punto debole del ciclo di Joule è l'elevata temperatura media di sottrazione del calore, mentre il suo punto a favore è l'elevata temperatura media di somministrazione del calore. Al contrario, il ciclo Rankine o Irn, come abbiamo già illustrato, ha come punto di forza una temperatura di sottrazione del calore bassa, la più bassa tra tutti i cicli termodinamici, grazie a quelle caratteristiche del condensatore in depressione di cui abbiamo parlato a suo tempo. Questo consente una temperatura di sottrazione bassa, oltretutto costante e molto bassa. E quindi questo è sicuramente un punto a favore di questo impianto. Abbiamo visto, per i motivi che abbiamo discusso più volte, se non avete dubbi non li starei a ripetere, la temperatura media di adduzione invece in questo ciclo è anch'essa bassa, e quindi costituisce un punto debole di questo ciclo. Facendo in questo modo, e idealmente, come se, idealmente non nel senso delle trasformazioni ideali, idealmente, cioè concettualmente, come se avessimo alla fine un unico ciclo, se riusciamo a fare questa operazione, poi chiariamo che voglio dire se riusciamo a fare perfettamente questa operazione di combinare i due cicli, il risultato sarebbe quello di ottenere un unico ciclo con una temperatura media di adduzione che è proprio quella del, perché il calore lo introduciamo qui nel ciclo Joule e lo andiamo a sottrarre nel ciclo Rankine. Quindi è come se ottenessimo, ripeto, a livello concettuale, un unico ciclo con una temperatura media che è quella del ciclo Joule di adduzione, di somministrazione, che è quella del ciclo Joule, quindi il punto di forza del ciclo Joule, e una temperatura media di sottrazione che va a coincidere con quella del ciclo Rankine, cioè il punto di forza del ciclo Rankine. Il risultato, come ci insegna Carnot, è che effettivamente in questo modo abbiamo di molto ampliato la distanza tra queste due temperature, perché come abbiamo sottolineato più volte non ci importa che una delle due sia particolarmente elevata o una delle due sia particolarmente bassa, l'importante è che la distanza fra temperatura di somministrazione e temperatura di sottrazione sia quanto più ampia possibile. In questo modo effettivamente
si amplia notevolmente questa distanza, il risultato è che quando ci riusciamo, se ci riusciamo, questi impianti presentano dei rendimenti nettamente più alti rispetto ai due cicli da cui provengono, cioè presi a sé stanti. Abbiamo detto altre volte, diciamo, oggi i più sofisticati impianti con turbina a gas, con il ciclo semplice, senza accorgimenti, sono in grado di superare di qualche punto i valori di rendimento globale del 40%. Abbiamo impianti turbina a gas a ciclo semplice che viaggiano oggi intorno al 43-44%, che sono già degli ottimi risultati. Qualche punto in meno per quanto riguarda gli impianti a vapore, se riusciamo, ripeto, poi chiariremo perché insisto con questo se riusciamo a fare un discorso di questo genere, e in alcuni impianti ci si riesce, ci sono impianti in esercizio che vantano rendimenti dell'ordine del 55%. E questo l'avevamo detto, avevamo anche commentato che cosa significa questo guadagnare circa 15 punti di rendimento su impianti di grossa taglia. Quindi abbiamo visto questi pregi, abbiamo visto che chiaramente alcune limitazioni esistono, sono quelle relative ai due impianti presi singolarmente. Non starei a ripetermi troppo, andrei un po' avanti. Andiamo avanti, facciamo due considerazioni, vediamo un po' appunto le prestazioni di questi tre, in particolare il rendimento di questo ciclo combinato, come lo possiamo scrivere. Allora, chiaramente dobbiamo capire, appunto, andiamo un po' a vedere che cosa intendevo con quel se riusciamo, nel senso che in questa operazione, bisognerà valutarla caso per caso, andando a vedere bene tutte le grandezze in gioco, quali temperature, ma anche soprattutto portate di fluido, se effettivamente complessivamente la quantità complessiva, quindi non dal punto di vista della grandezza specifica, ma della grandezza estensiva, cioè tutta la quantità di calore, tutti i joule di energia termica scaricati che si possono sottrarre ai prodotti della combustione che escono dalla turbina a gas, siano sufficienti a produrre una significativa quantità di vapore in condizioni appunto idonee a dare vita ad un ciclo IRM di buone prestazioni come quelli che abbiamo studiato in precedenza. In questa ipotesi, quindi, il risultato è che, ribadisco, è che l'introduzione di energia primaria in questo impianto avviene soltanto nell'impianto sovrapposto, e soltanto l'energia potenziale chimica che viene sfruttata, trasformata, come sappiamo, in energia termica, questo Q con 1G, nell'impianto sovrapposto. Tutto il resto va in cascata, vale a dire che in questo anello di congiunzione abbiamo soltanto uno scambio termico fra il contenuto energetico dei gas di scarico della turbina a gas e il liquido che dovrà diventare vapore e dare vita. Quindi diciamo tutto il calore che serve per andare dal punto 2 al punto 3 viene integralmente recuperato dal calore rilasciato dai gas di scarico dell'impianto sovrapposto. Okay? Questa soluzione quindi senza ulteriore combustione in questa fase prende il nome, questo ciclo combinato senza ulteriore aggiunta di combustione
ha un nome, non c'è in italiano, non chiedetemi come mai, ormai ci siete abituati a questa faccenda della continua introduzione di termini in lingua inglese, ormai li abbiamo accettati. Qualche anno fa, insomma, rimanevo più stupito, storcevo un po' il naso, ormai mi sono adeguato, come si suole dire, non viene proprio utilizzato il termine, insomma il ciclo combinato senza questa aggiunta di ulteriore conduzione si chiama banalmente unfired, cioè senza un ulteriore fired nel senso di combustione, diciamo, senza introduzione di ulteriore energia termica tramite combustione all'interno di questa e questo, quando si riesce, chiaramente porta i più grossi benefici in termini di rendimento globale dell'impianto. Evidentemente, come vi dicevo, non sempre è possibile. È chiaro che l'accoppiamento in questo modo funziona se le temperature dei gas scaricati dalla turbina, ma soprattutto la portata di questo gas è sufficiente a, come vi dicevo, a produrre tutto il calore che mi serve per, in pratica, io metto a disposizione la portata dei gas di scarico dalle condizioni, diciamo, H4 fino a una temperatura a entalpia che sarà un po' più grande. Vabbè, metto a disposizione tutto questo, diciamo, per produrre vapore in queste condizioni, considerando chiaramente una certa efficienza dello scambio termico che adesso andremo a definire. Non è detto che questo prodotto sia sufficiente a garantirmi, appunto, una portata adeguata. Se produco una goccia di vapore anche a 550 gradi centigradi, non è che mi serva a granché. Oppure, se anziché una goccia ne producessi una certa quantità, però a 300 gradi centigradi, neanche vabbè, ho bisogno del prodotto di questi due termini che sia accettabile per la produzione di energia elettrica. E quindi può darsi che questo non mi basti e abbia bisogno, diciamo, di un'ulteriore integrazione, cioè devo produrre ancora energia termica mediante combustione, da aggiungere, certo, non per sostituire, quindi comunque sarebbe vantaggioso, ma il vantaggio sarebbe più limitato. Cioè, questo calore me lo prendo per quanto ci riesca, lo vado a recuperare, però se non è sufficiente vado ad aggiungerne un'ulteriore quantità per la via tradizionale, cioè tipicamente brucio un combustibile, faccio la reazione di combustione e ottengo l'ulteriore energia termica che mi serve per arrivare al risultato. È sempre il fatto che io recuperi comunque questa quantità di calore è sempre termodinamicamente vantaggioso. Come vi dicevo prima, rispetto al caso in cui non ne ho bisogno, è chiaramente il vantaggio c'è, ma si riduce come entità. Esistono questi impianti, chiaramente il loro rendimento è più elevato rispetto a quello di un singolo impianto da cui deriva, cioè o quello con turbina a gas o quello con turbina a vapore, ma non può arrivare a valori così interessanti, come vi dicevo prima, 55, e nei casi top arriviamo al 56-57%. Chiaramente questi risultati si raggiungono nelle soluzioni in cui riusciamo a sfruttare solamente il calore scaricato dall'impianto sovrapposto, l'impianto motore con turbina a gas, quindi in quella che abbiamo chiamato la soluzione unfired.
Quando questa non è possibile, non è sufficiente, e quindi a questo dobbiamo aggiungere ulteriore produzione di energia termica a spese di l'energia di una fonte primaria, e chiaramente il risultato sarà inferiore. Esistono, come dicevo, impianti di questo genere che hanno valori del rendimento, per carità, interessanti, ma più bassi rispetto a questi 50 e rotti per cento, che non so, 47, 48, 49 per cento, quindi sicuramente valori interessanti, ma non così vistosamente elevati che si possono ottenere con la soluzione unfired. Quando appunto siamo costretti a questa integrazione, l'impianto a ciclo combinato sarà del tipo, banalmente, se questo è unfired, sarà del tipo fired. Appunto, sottolineare che c'è bisogno di un'ulteriore combustione per produrre questa integrazione di energia termica che è l'energia. Ok? Se, tanto per fare un esempio, concentriamo l'attenzione sulla soluzione termodinamicamente più favorevole, ovvero quella che abbiamo chiamato unfired. Okay. Come possiamo scrivere il rendimento del ciclo combinato? In maniera tradizionale scriveremo che sarà pari. Tutto quello che otteniamo, e che cosa otteniamo? Otteniamo il lavoro, eccolo qua, che passiamo all'utilizzatore dall'impianto sovrapposto, l'impianto con turbina gas, chiamiamolo L con G, okay. Altrettanto otteniamo qua nell'impianto sottoposto, chiamiamolo L con V. Se, come dicevamo, fissiamo l'attenzione da prima sulla soluzione unfired, l'unica spesa, come dicevamo, è il calore introdotto nell'impianto sovrapposto, cioè qui in questa camera di combustione dell'impianto motore con una turbina a gas. Ok? E sarà, chiamiamolo, Q con 1. Ok, d'accordo? Già la differenza espansione meno compressione, ok? Analogamente, da qualche parte sarà definito il rendimento del ciclo sottoposto come il lavoro ottenuto sulla quantità di calore complessivamente fornito al ciclo. Allora, e quindi scriviamo così. Però Q con 1B da dove viene fuori? Viene fuori dal punto, dal calore scaricato dall'impianto con turbina gas e recuperato nel generatore di vapore a recupero. Okay? Se lo scambio fosse perfetto, ideale, potremmo dire che, scusate, scaricato dal, se il, ripeto, lo scambio fosse perfetto, ovvero questo scambiatore ideale,
tutta la quantità di calore scaricata dall'impianto sovrapposto potrebbe essere trasferita all'impianto sottoposto. Chiaramente questo non è possibile, ne verrà trasferita solo una aliquota. Se appunto indichiamo con la lettera epsilon il rapporto fra il calore scaricato dall'impianto sovrapposto e quello assorbito dall'impianto sottoposto, lo chiamiamo epsilon, Q con V sarà una frazione, sarà una percentuale di quello messo a disposizione dall'impianto sovrapposto. Ok? Ricordiamo anche che eta G, oltre a scriverlo così, lo possiamo scrivere come Q con 1 meno Q con 2 su Q con 1, quindi 1 meno Q con 1 e quindi Q con 2G sarà Q con 1G per 1 meno eta. Ok? E quindi qui possiamo scrivere Q con 1G per eta G di epsilon per 1 meno eta G per eta G per Q con 1G su Q con 1G. In questo modo otteniamo un'espressione molto compatta e molto facile da vedere per il rendimento di questo ciclo combinato, cioè alla fine sarà pari al rendimento dell'impianto con l'impianto sovrapposto, l'impianto motore con turbina a gas, più epsilon eta B meno epsilon per il prodotto di due. Ok? Questa espressione semplice e compatta ci dice due cose. Uno, come ci sia comunque convenienza, qualunque siano i valori di queste grandezze che abbiamo scritto qui, se riusciamo a fare la soluzione alfai e c'è comunque convenienza. L'altra cosa che ci dice questa relazione è che però appunto una effettiva convenienza dipende fortemente dal valore della nostra epsilon, cioè dalla efficienza del recupero del calore in questo elemento, cioè nel generatore di vapore al recupero. L'HRSG. L'altra volta l'avevamo detto, anche questo diciamo fa il paio con il discorso che facevamo prima sulla terminologia inglese, generatore di vapore a recupero, però l'acronimo, il simbolo che si adopera universalmente è quello che deriva
dalla terminologia anglosassone heat recovery steam generator. Questo al contrario significa proprio questo: generatore di vapore, steam vapore, a recupero, recovery del calore heat, sottinteso, scaricato dall'impianto sovrapposto. Ok? Dicevamo, un nodo cruciale in tutto ciò è l'efficienza dello scambio termico in questo HRSG, in questo generatore di vapore a recupero. Ok? Perché diciamo, non è semplice ottenere valori sufficientemente elevati per quell'epsilon. Se non si adottano degli accorgimenti, epsilon tranquillamente vale 0,2-0,3. Il che significa, provate a fare un esercizietto, ci mettete esattamente 30 secondi, mettete dei valori plausibili per i rendimenti dei due impianti, dei valori medi, mettete epsilon 0,2-0,3, vedete che il guadagno per fare tutta questa operazione è modesto, e siccome chiaramente diciamo, soprattutto rispetto al solito punto di riferimento, cioè l'impianto motore con turbina a gas da solo, il semplice impianto con turbina a gas, che abbiamo detto tante volte il suo punto di forza è l'estrema compattezza, semplicità della realizzazione, passare da questo a tutto questo per guadagnare due punti di rendimento, evidentemente potete capire che non vale. Quindi, come vi dicevo, è importante, è necessario che epsilon cominci a salire, ad acquistare valori almeno superiori al 50%, a cui si arriva con degli sforzi, con degli accorgimenti. Adesso vediamo con calma che cosa intendo. Andiamo prima, ci aiutiamo con qualche diapositiva, però prima vediamo che cosa voglio dire, qual è il problema. È questo tipo di scambio deriva dal fatto che se io seguo, immaginiamo questo scambio in controcorrente, cioè queste due correnti di diciamo, caldo e freddo, dove seguono un percorso in controcorrente, come si suol dire. Cioè abbiamo un fluido caldo che è rappresentato da quel che esce dalla turbina a gas, diciamo nelle condizioni di questo punto 4. Diciamo che questo è il mio T4 con G. Volendo dare un minimo, che come sapete è indispensabile, delta T con il fluido freddo in uscita dallo scambiatore. Il fluido freddo in uscita, il fluido freddo chi è l'acqua. In uscita deve avere le condizioni del punto 3B, vi trovate? Ok. Il minimo di delta T fra il caldo in ingresso e il freddo in uscita evidentemente lo dobbiamo dare. Ok.
Dopodiché, come procedono queste cose? Il fluido caldo, evidentemente, mano a mano che cede calore al fluido freddo che si riscalda, seguirà un andamento grossolanamente di questo tipo, ok? Se qui entra l'acqua nelle condizioni 1B, 2B, nelle condizioni 2B, questa prima si preriscalda, okay, poi evapora e infine si surriscalda. Trovate? E più o meno questo è l'andamento dello scambio. Il problema è, come sapete, l'efficienza cresce quanto più le temperature medie del caldo e del freddo si avvicinano. In particolare qui in questo punto, diciamo, io ho effettuato uno scambio con efficienza il fluido caldo ha una temperatura in cui abbandona lo scambiatore abbastanza vicina, quanto più è vicina a quella del fluido freddo in ingresso, perché significa che ha ceduto quasi tutto quello che poteva cedere. Se il fluido caldo esce a una temperatura molto più elevata, è quel calore che evidentemente si può associare alla temperatura molto più elevata e se lo porta via, vuol dire che non l'ha trasmesso, non l'ha trasferito al fluido freddo, e quindi vuol dire che ho fatto uno scambio con un'efficienza modesta. Questa cosa, a parte le superfici, che quello è un altro discorso, è chiaro che aumento l'efficienza, però quanto più è piccolo questo delta T medio, però è chiaro che lo pago in termini di superfici di scambio più elevate. Una volta a parte quindi il discorso su queste sulla superficie di scambio, il problema è, se io avessi due gas, quindi un caldo e un freddo, due gas, appunto, avremo un gas caldo che si raffredda in questo modo, okay, e per esempio un gas freddo che si riscalda in quest'altro. Ripeto, accantonando il discorso delle superfici, è chiaro che l'efficienza cresce mano a mano che queste due curve, diciamo, parallele più o meno tendono ad avvicinarsi, ok? Per esempio in questo modo, in quest'altro. Questo è un discorso che posso fare, appunto, di curve parallele quando per esempio ho due gas o due liquidi. Il problema qui è rappresentato da questa curva spezzata che è tipica del fluido in passaggio di fase, okay? Il che significa, appunto, che se io qui devo rispettare, il punto cruciale è questo ginocchio, cosiddetto ginocchio, che esiste in questo punto, cioè sempre per questioni di contenere le dimensioni dello scambiatore. Allora, a parte le dimensioni, è chiaro che questa curva non può intersecare quest'altra, quindi questo punto dovrà essere sempre più alto di quest'altro, d'accordo? Tra l'altro non possono neanche coincidere, ma ci deve essere un delta T minimo di una decina di gradi, 7-8, proprio a voler spingere su questo punto, ma ci sarà bisogno almeno di un certo delta T qui, per cui, che si chiama delta T di pinch point, okay, per cui in pratica il delta T che sta qui, delta T iniziale di approach,
e questo di pinch point determinano appunto dei vincoli al contorno, che significa che appunto se io ho questo fluido a disposizione, è fissato questo delta T, fissate le condizioni del vapore, queste chiaramente dipendono dalla pressione, no? Di esercizio del ciclo a vapore, significa che poi questa temperatura qui è quella che risulta, non la posso fare piccola a piacere se voglio rispettare tutti questi vincoli che mi trovate, e quindi questo significa, come vedete, avere alcune, anche l'inclinazione evidentemente varia, e quindi ho delle zone con dei delta T molto forti, il delta T medio risultante cresce, e se faccio in questa maniera, con questi vincoli, lo scambio, il risultato è che se non può arrivare appunto che ottengo a valori bassi, non so, 0,3, 0,35, 0,40, insomma, nella migliore delle ipotesi, ma non di più. Ok, quindi devo adottare degli accorgimenti per quello scambio termico in modo tale da renderlo più efficiente. Ok? Adesso vediamo. Un attimo, perché poi ci aiutiamo a spiegare un po' meglio questa cosa, ci aiutiamo con le diapositive. Quindi prima di mettere in funzione il proiettore aggiungiamo un'altra cosa, un altro accorgimento tipico per poter ottenere quindi la soluzione Amphi. Scusate, ho dimenticato, ho appena cancellato. Questa chiaramente vale, questa è quella da cui siamo partiti per la nostra definizione del rendimento del ciclo combinato, e abbiamo detto questa vale nel caso di soluzione unfired, nel caso di quindi nel caso fired è banale, insomma. Questa si complica un po' perché chiaramente il risultato tende a diminuire, perché qui al denominatore dovremo aggiungere a questo termine la quantità di calore aggiuntivo, quindi che tramite questa ulteriore combustione andremo a ottenere all'interno di quel generatore di vapore a recupero. Quindi non sarà uno scambiatore puro, sarà in parte uno scambiatore e in parte sarà come un generatore tradizionale, dove cioè c'è una sezione con dei bruciatori, cosiddetti bruciatori, che bruciano fire e producono energia termica a spese dell'energia potenziale chimica di un combustibile, e questo chiaramente va riportato qui al denominatore, quindi immediatamente abbassa il rendimento. Se è possibile, pur di ottenere i vantaggi della soluzione alfa, se il problema è ricordate quello che avevamo scritto prima, cioè che la quantità di calore scaricato dalla turbina a gas deve essere tale da produrre diciamo, il problema non è tanto sulle temperature, quindi sull'entalpia, ma sulle portante,
quello che si fa a volte, appunto, facendo lo schema a blocchi, lo schema a blocchi dell'impianto combinato, come è fatto? Quello che si può fare appunto è mettere in parallelo più turbine a gas 2 per esempio, modo, ok? O anche tre. In modo tale che questa portata complessiva M.G possa, in questo caso sarà la somma di queste tre, possa arrivare ad un valore tale da soddisfare il mio bilancio con una soluzione unfair. Ok? Allora, prima di accendere, fermiamoci un attimo e poi...